In questi mesi il Comune di Pisa ha distribuito oltre 1.200.000 euro di contributi statali per i buoni alimentari. Si è costituita fin dall'inizio, grazie alla dirigenza e ai dipendenti comunali, una macchina operativa linearissima, impegnatissima. All'inizio c'erano 9 linee telefoniche con 22 impiegati a rispondere e a vagliare le domande. Si potevano fare domande anche via email, c'era un controllo stretto, c'è stato un accordo anche con la Guardia di Finanza, fino ad arrivare ad alcuni cittadini che hanno restituito per il timore di non avere autocertificato bene i propri redditi, hanno restituito i buoni spesa ricevuti. Quindi questo lo dico perché vi sono state delle nemmeno troppo velate accuse da parte dell'opposizione sull'operato della macchina comunale, che invece chiaramente lavorando peraltro senza alcun colore politico si è impegnata in questi mesi, sia nei mesi difficilissimi del lockdown, ma ancora di più nei mesi da dicembre fino al 3 di febbraio, fino a stanotte, per ricevere domande, vagliarle e distribuire questi buoni alimentari fino al domicilio dei nostri cittadini, impiegando anche gli autisti dello scuolabus e la polizia municipale. Quindi i controlli sono stati strettissimi, fermissimi, e non vi è dubbio che vi sia stata totale trasparenza. Così come la decisione di adoperare una gestione diretta da parte del Comune senza affidarlo a terzi, senza affidarlo a privati, anche del terzo settore, per poter rapidamente rispondere senza dover fare manifestazioni di interesse, per rispondere alla necessità dei cittadini. Il Comune non si è mai fermato. L'amministrazione, ancor prima che arrivassero e si pensasse che potessero arrivare i fondi dello Stato, ha impiegato tra le liquidità disponibili senza necessità di fare variazioni di bilancio 29.000 euro affidandoli alla società della salute per andare a tamponare le situazioni di estrema difficoltà che si erano create con il primo lockdown di marzo, e non si è mai fermato il Comune, perché ha distribuito il bonus bebè e mamma per 1.000 euro da spendere in farmacie comunali per i neonati del 2020, ha creato il bonus per gli anziani non autosufficienti, 420.000 euro che si rivelano con 200 euro al mese per tutti i mesi del 2020, che sono in liquidazione ora fra gennaio e febbraio, e anche il contributo, quello che è stato nel 2019 il contributo Tari, quest'anno è diventato un contributo integrativo alle bollette fino a 100 euro, sempre per le fasce un po' più deboli, fino a 25.000 euro di ISE, e che sono appunto in liquidazione in questi mesi. Quindi non ci siamo dimenticati dei cittadini, stiamo lavorando per loro.